Manuele Torrasi, finalmente oggi il tuo primo gol nero verde è servito per sbloccare la partita, poi il Padova ha pareggiato, è stata una partita molto tesa fino alla fine, ecco, è combattuto. Sì, peccato che non sia servita la vittoria, però sì, sono contento sicuramente per il gol perché lo cercavo da tempo, finalmente è arrivato, però sono contento per la prestazione della squadra perché oggi abbiamo dimostrato chi siamo anche oggi e abbiamo fatto secondo me un'ottima gara, abbiamo creato tante occasioni da gol. E sì, è stata una bella partita che abbiamo interpretato nel modo giusto. Insomma, ci metti sempre grande corsa, qualità, oggi anche la testa ci hai messo. Sì, oggi ci ho messo anche la testa, e sicuramente è stata una gran palla di Amedeo Benedetti, mi sono arrivato col tempo giusto e per fortuna è entrata in porta. Come vivete, insomma, è un campionato iper equilibrato, oggi Feralpi e Vicenza hanno perso, voi avete risposto presente con la prestazione, è arrivato il punto, come giudichi? Un campionato, come hai detto tu, sempre equilibrato, perché ogni weekend vediamo, non dico risultati sorprendenti, che però ci si può aspettare, perché anche oggi, come abbiamo visto, Feralpi ha perso, Vicenza anche, noi abbiamo guadagnato questo punto, sicuramente un po' di rammarico c'è, perché quei tre punti avremmo potuto allungare un po' di più, però nel frattempo siamo comunque lì in testa, quindi dobbiamo avere la forza e la consapevolezza del nostro gruppo e rimanerci fino alla fine del campionato. Sempre in campo, sempre presente, cosa ti dà questo gol? Fiducia, soddisfazione, ma importante che, come ho detto, la squadra giochi sempre bene tutte le partite, la interpreti bene, poi chi segna è secondario. Ecco. Quindi per il secondo aspetteremo meno di 40 partite? Sicuramente, me lo auguro.